Siamo qui con i ragazzi del Porto Vecchio Festival, sito in quel di Limena, che comincia il 1° luglio, quindi venerdì prossimo, e ha una formula un po' particolare, fa 3 giorni di un weekend, poi prende la pausa, riposo, per e poi sono, giusto ragazzi, poi c'è l'altro weekend. Sì, weekend e poi dopo. Da giovedì. Perché con gli anni e con l'esperienza avete imparato. Meglio diminuire. È meglio diminuire un po', meglio stare calmi lunedì, farsi una dormitina. Parlavamo prima del tema di quest'anno, che è naturalmente in bici, quindi sarà un po' tutto declinato su chi vuole pedalare. E anche quest'anno il vostro video promo non delude, perché avete fatto una roba da Hollywood col drone. Cosa avete fatto? Un disastro bellissimo. Diciamo che è stata un'idea, appunto, quella di, come sempre, trattare l'argomento naturalistico, che infatti si vede sul video, unito al tema del festival. Abbiamo cercato e siamo riusciti. Beh, ci sono delle inquadrature, no? Adesso, per chi non ha visto il video, magari lo twittiamo a Radio Bue. Ci sono delle inquadrature dall'alto dove si vede proprio quello che dicevamo prima, quindi la zona. Si vede la prima parte, l'ingresso proprio del tavello. E poi una cosa bella dei vostri video, Corra, è che c'è sempre il lieto fine amoroso. Cioè, ci sono sempre due protagonisti che limonano. Bellissimo. Un amore anche un po' strano, se vogliamo. Adesso non sveliamo tutto. Però c'è un ragazzo che è un attore che ormai è scafatissimo. No, lui dovrebbe fare l'attore. Ma però, certo. A tal proposito, se posso ringraziare, certo, Pippo, non per fargli pubblicità, però ha fatto un lavoro incredibile con il video. L'ha girato in pochissimo tempo, veramente. Un lavoro super, sì, e il video, sì, no, merita. È veramente, veramente bello, molto divertente. Anche tutti gli attori, ovviamente. Secondo me, ragazzi, rispecchia anche un po' lo spirito che dicevamo prima. Quindi è un posto divertente, è un posto immerso nella natura. Però si vedono anche molto le persone che partecipano, che per la maggior parte sono giovani. Però coinvolge anche un po' tutti quanti. Assolutamente sì. E l'amore, viene sempre l'amore. Fuori l'amore, perché l'amore. Ci mettiamo tanto amore in quello che facciamo. Lo si fa per passione, ci teniamo al posto e... Sì. E quindi poi viene fuori quello alla fine. È una di quelle cose che ti fa un po' scancarare mentre la fai, però dopo, quando è lì, dici, porca miseria, bello, però sì. Bello. Secondo lo me lo diciamo sì. Quando finisce, la notte, sì, della domenica, solitamente. Non si può ancora dire, però ci stiamo lavorando. E dicevamo all'inizio che è un festival, tra virgolette, tradizionale, perché ci sono i concerti, poi per il programma nello specifico ci sono talmente tante cose da fare che magari vi rimandiamo all'evento Facebook e lo twittiamo et Radio V, e poi lo troverete anche nel podcast. Però mi piace questa cosa che ci siano tanti amici, tanti ospiti che coinvolgete. Ci sono quelli, gli Instagrammers, i ragazzi della Night Ride, i ragazzi che vengono con le bancarelle, poi a pedalate elettriche, insomma, tante cose. Diciamo che cerchiamo sempre, appunto, di tenere il tema principale, che è la natura. Adesso diventa un po' ripetitivo con questo, però è giusto sottolinearlo, perché è un po' l'essenza della nostra associazione e quello che dopo vogliamo anche mettere in evidenza durante, appunto, il nostro festival. Quindi declinate un po' il tema con varie cose. Ci sono, a proposito di quelli dei ragazzi di Instagram, gli Instagrammers Padova, farete anche un concorso fotografico, giusto? Sì. C'è un contest. Sì. C'è un contest Instagram. Naturalmente, hashtag naturalmente in bici. Quindi tutte le verranno selezionate e le foto dove uno sfondo di una bicicletta. C'è anche, perché... lo spazio espositivo. L'anno scorso c'era, sì, lo spazio espositivo. Quindi è un posto accogliente anche per quello, perché sembra un po' un salottino. Cioè uno, con l'erba tagliata bene, naturalmente. C'è tutta la parte del do it yourself, quindi bancali. Non ci dimentichiamo, appunto, di tenere il tema del rispetto ambientale, quindi anche una forma di riciclo creativo che ormai facciamo da 5 anni. So che quest'anno addirittura avete anche un po' aumentato la dose di riciclabilità, quindi sì, i bicchieri, queste cose qui. Ci spiegate un attimo cosa avete cambiato quest'anno? Rispetto agli anni scorsi abbiamo deciso di provare ad essere a più impatto zero possibile, quindi abbiamo fatto una serie di ordini tra bicchieri, vaschette per l'insalatone, posate, tutto in bioplastica o legno. I panini verranno serviti su carta, quindi insomma cerchiamo di azzerare veramente. E poi possiamo dirlo, queste cose sono tutte robe che a bilancio alla fine poi magari costano un po' di più, e quindi magari si riflette anche sul prezzo, che non è proprio da supermercato discount, senza voler, sì, offendere nessuno. Però è perché c'è un'attenzione dietro e tutte le cose un po' fatte meglio magari si pagano quell'euro in più. Adesso non stiamo parlando di panini, no, a 50 euro. Dopo ti dirò che abbiamo anche cercato, appunto, abbiamo fatto proprio la scelta e neanche di andare a aumentare, perché, appunto, essendo una cosa che noi vogliamo lasciare
un segno e lo lasciamo anche come associazione, quindi non è un... Sì, non ci speculate non, sopra. Non ci dobbiamo, poi no, non ci bisogna speculare, ma piuttosto vogliamo dare proprio il segnale che uno quando va via se le ricorda queste cose. Quindi tutto il festival quest'anno abbiamo cercato di curare, che magari gli altri anni non... perché eravamo un po' aspri come vuoi, però cioè, ogni anno si impara qualcosa di nuovo, abbiamo cercato di concentrarci su curare questi dettagli che dopo alla fine possono anche fare fanno la differenza. Fanno la differenza. A proposito di soldi, guarda, c'è l'aggancio ovviamente, gadget dell'anno da acquistare per il Porto Vecchio, il frisbee, lo dico qua senza timore di essere smentito, c'è un crowdfunding, si può su produzionedalbasso.com, anche questo ve lo twittiamo tra Radio 2 così ci date un occhio, sono dei premi molto fighi, c'è la maglia con la grafica nuova. La bicicletta. C'è anche ovviamente. Lì la bici. Adesso quella che vestite oggi è quella del 2015. Dell'anno scorso. Sì, però diciamo che questo è il logo ufficiale, quindi... In qualche modo resterà il logo. Resta sempre il logo. Se non vi sfugge... Ragazzi, non vi sfugge niente. Ormai siete degli organizzatori seriali. Attentissimi. Prima di salutarvi vi chiedo l'ultima cosa. Magari mi rispondete entrambi. Di tutto questo ambaradan, casino, complicazioni, ma anche divertimento che è il Porto Vecchio... Qual è la cosa, il sentimento, la cosa anche fisica magari, che vi resta magari, alla fine di tutto, se doveste pensarci? Ma a me l'idea che anche una sola persona che viene al Porto Vecchio Festival possa andare a casa e dire però che figata questo Porto Vecchio Festival, che figata questa associazione, che figata l'idea e tutto quello che c'è dietro, a me quella è la cosa che più di tutti mi rimane... Poi alla fine il 10-11 luglio. Ok, Gioppe? La mia è, a parte il durissimo lavoro che adesso, quando spieghiamo il programma, sembra che sia tutto fatto bene, semplice. Ci vuole un bel po'. E vedere ogni anno che passa che ci siano sempre più persone che si fanno avanti per darti una mano, che entrano in punta di piedi perché magari non ti conoscono, però che dopo si propongono e... aumentiamo, insomma, c'è questa voglia di partecipare, quando iniziate vi do una mano eccetera, vuol dire che fai bene le cose, perché in un mondo secondo me che ormai siamo abituati sempre di meno a fare del volontariato, quindi a sacrificare il tempo che ognuno ha per fare delle cose per il prossimo, quindi perché... c'è un ingranaggio che gira, quindi insomma, in qualche maniera... a me resta questo e sono contentissimo anche perché c'è un gruppo di ragazzi che io veramente ci sta bene. Sì, ok, sì. Grazie mille a Cioppe e grazie a Corra. Mi dispiace allontanarmi da Cioppe. Chi vedrà gusto. Il video podcast sono attaccati, sono amorevoli come nel finale di video di promo che dovete vedere. Grazie mille, vi ricordo grazie il primo luglio comincia il Porto Vecchio Festival, c'è l'evento Facebook, ve lo twittiamo adesso, andateci, mangiate i panini, giocate col frisbee, limonate se vi capita perché anche quello succederà.